Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video su Minecraft. Oggi ho voglia di iniziare una nuova serie nella vanilla. Se vi ricordate avevo già startato questa serie ma nella versione 1.10.2. Allora ho deciso di eliminare tutti i salvataggi e ripartire con l'ultima versione uscita su Minecraft, quindi la 1.11. Ok. Mi trovo in questa schermata così possiamo creare il mondo insieme. Facciamo crea mondo. Nome del mondo. Direi di metterlo come quello vecchio, quindi esco bar craft, ok? Poi ovviamente sopravvivenza e altre opzioni, strutture sì, tipo di mondo normale, comandi no, baule bonus no. Facciamo fatto e vai, fatto anche qui. Poi ragazzi, vi dico di più, ho installato anche una shaders bellissima, credetemi è bellissima. Ora che iniziamo ve la faccio vedere ovviamente. Ok, eccoci qui nel nostro mondo ed ecco la shaders. Ho visto un bel po' di video su YouTube e questa qui sembra essere molto apprezzata dagli utenti che giocano a Minecraft e si chiama CUDA Shaders. Credo che non ci sia shaders più bella di questa. Ovviamente io non me ne intendo. Partiamo da questo, io non me ne intendo. Quindi se voi conoscete altre shaders più belle me lo dite, io le scarico e le proverò. E se mi piacciono ovviamente le inserisco nei prossimi video, nei prossimi episodi. Ma guardate l'acqua, è limpida ragazzi. Cioè possiamo vedere anche tutto. Allora, cosa possiamo fare? Io ho da dirvi tante cose. Innanzitutto, come vogliamo iniziare questa serie? Se andare alla ricerca di un posto per accamparci, quindi crearci la casetta, andare a scavare, trovare qualcosa, oppure se trovo un villaggio, decido di accamparmi lì per qualche giorno ovviamente, vado a scavare. Mi faccio un po' di armature e poi ovviamente li abbandono e vado alla ricerca di un posto per creare casa. Però vediamo un po' come si evolve questo primo episodio, vediamo un po'. Allora, abbiamo fatto 6 blocchi di legno di quercia. Allora, iniziamo a fare il banco da lavoro, la prima cosa che si fa su Minecraft. Facciamo un bel po' di stecchini, perfetto. Prendiamo tutto e piazziamolo qui. Allora, come prima cosa direi di fare la spada, così possiamo procurarci un po' di cibo. Poi direi di fare un'ascia in legno. Vabbè, facciamo tutti gli attrezzi ragazzi. Poi facciamo un fantastico piccone. Eccolo qui. E direi che siamo prontissimi e possiamo ovviamente proseguire. Prendiamoci il banco da lavoro. Ok, ora venite tutti qui, mi serve del cibo, oh, perfetto, 3 colpi per uccidere questi maledetti, 1, 2, 3, perfetto, così ovviamente la lana mi servirà anche per fare il letto. Vabbè dai, visto che ci sono tutti questi animali, uccidiamoli tutti così poi siamo a posto con il cibo. Ok, è rimasta l'ultima pecora lì, quindi andiamo a prenderla. Vieni un poco qui, pensavi che mi fossi dimenticato di te? Non penso proprio, non penso proprio. Ok, ottimo ragazzi. Wow, guardate quel fungo, incredibile, pensavo fosse un'isola volante. Allora facciamo una cosa, dai, andiamo in giro, vediamo se troviamo qualcosa. Poi ovviamente se non trovo niente mi accampo per la prima notte, no? Guardate che bellezza ragazzi, troppo troppo bella questa shaders. E finalmente posso giocarci anch'io con una shaders così potente, perché mi ricordo che sul PC vecchio, ragazzi, se mettevo questa mi scoppiava di brutto, sicuro scoppiava tutto. E invece qui, come vedete, sto anche registrando a 60 frame al secondo. E direi non male, dai, non mi posso lamentare. Ovviamente c'è anche da dire che è pesantissima. Pesantissima anche avendo un PC potente da gaming, è pesante, ma è normale, è normale. Ovviamente Minecraft è ottimizzato tramite Java, quindi è un casino. È un gioco leggero, ma è reso pesante in qualche modo, con qualche strano programma, perché vedete, cioè alla fine Minecraft non è un gioco pesante, ma ci sono diversi fattori che lo rendono pesante. Allora, qui
Non sto trovando niente per il momento, ragazzi. Ci conviene un attimo andare avanti, vedere, esplorare, sperando di trovare qualche bellissimo villaggio. Qui ci sono i lama, ragazzi. Ecco, diciamo il nostro primo avvistamento delle nuove cose in questa versione. I lama, raga, i lama. Ma non posso ovviamente prenderli. Vediamo se posso ammazzare qualcuno. Ma tu mi ammazzi. Ma che cazzo sta succedendo, ragazzi? Ma mi attaccano. Ma cosa fanno? Oddio, ma cosa lancia? Vieni qua, tu volevi ammazzarmi. Oh, fanculo, volevi ammazzarmi. Combattiamo, qual è il problema? Ok. Sciottato di brutto, ragazzi. Non me l'aspettavo che mi ammazzava. Oh mio Dio, cioè nel senso non mi aspettavo che mi attaccava. Fammi vedere. Oh mio Dio, affanculo, ma mi sputa in faccia? Non lo so. Sembra che mi sputa in faccia. Vieni un poco qui, ok. Ovviamente poi il lama lo addomestichiamo per bene, ragazzi. Quando abbiamo una casa, ovviamente ci portiamo tutte queste cose dentro. Ovviamente io ho chiesto anche l'aiuto di Deborah, ovviamente. E lei ovviamente mi aiuterà per quanto riguarda l'estetica della casa, altre cose, tipo le farm. Wow, non ci posso credere, quel lama mi sputa in faccia. Cioè, non so se è uno sputo o qualche effetto strano che fanno loro. Non ve lo so dire sinceramente, ma mi ha fatto spaventare, avete visto ragazzi? Non mi aspettavo. Cioè, non mi aspettavo tipo qualcosa da parte del lama. Ma invece ha deciso di attaccarmi. Vabbè. Vediamo un po' cosa possiamo fare. Continuiamo a camminare e vediamo di trovare qualcosa di fiero, di figo, che ci permette di sopravvivere. Dai, io vorrei andare alla ricerca di un bel villaggio. Come vi ho detto, un villaggio dei villager. Perché la prima cosa da fare lì, cioè la prima cosa che fanno tutti, è andare dal fabbro. Quindi anch'io voglio andare dal fabbro. Ma sinceramente per ora neanche l'ombra del villaggio. Boh, non ve lo so dire. Dove cavolo può trovarsi il villaggio? Non lo sappiamo. Cioè, guardate, guardate che bellezza, ragazzi. Mi devo mettere per forza così. È troppo bello. Cioè, con questa shaders è veramente, veramente bello Minecraft. E qui, ovviamente, che dite? Facciamo anche un mega tuffo adesso, quindi facciamo una cosa, iniziamo un attimo a craftare una bellissima barca, eccola qui. E direi di fare un mega tuffo, ci sta tutto, ragazzi, ci sta. E uno, e due, e tre. Yes, guardate qui, fantastico. Vai, prendiamo la barca. Finalmente una barca resistente e non come quelle in 1.8 che tipo se ti schianti alla fine hai rotto la barca. Con questa qui puoi andare dove vuoi. E puoi anche portarti su altre persone. O animali, se non sbaglio, anche gli animali. Lo so, può darsi che sto dicendo una cazzata. Ma credo che si possano portare anche gli animali sulla barca. Perché vedi un video di Luke 4316. E mi ricordo che si portò dietro, se non sbaglio, o una mucca o un maiale. Non mi ricordo bene. Allora, facciamo una cosa. Vediamo se la barca me la posso prendere. Tu ti rompi? Ok, perfetto, quindi si rompe. E voglio abbandonare del tutto questa mini isola. E voglio andare di là, ragazzi. Quindi dai, andiamo di là. Tanto tu non mi farei niente, calamaro. Mi sono sempre schiantato su di te, ma questa volta questa barca è resistentissima. Non mi farei niente, non mi farei niente. Wow. Che bellezza, questa shaders è bellissima, raga. Veramente, cioè, lo so, l'ho detto troppe volte, ma è così. Non ho mai provato una shaders, quindi per questo, diciamo, sono così emozionato per questo. Non so neanche io dove stiamo andando, ma sono convinto che ci sarà qualcosa di fortunato per noi. Dai, un villaggio, un mini villaggio per noi. Me lo fate trovare un bellissimo villaggio? Oh! Pure sono piante nuove. Boh. Voglio andare un attimo a vedere, raga, perché. Cioè, non l'ho mai visto. Cioè, ah no, vabbè, sì, queste piante.
Già ci sono. Però sono luminosissimi, avete visto? Comunque, dai, andiamo via da qui. Vorrei trovare un cavolo di villaggio. Sta anche arrivando notte. Cioè, vedete, c'è il tramonto, quindi adesso dobbiamo scontrarci contro mille mila mob. Lì è il deserto? No, non è il deserto. Ma potrebbe esserci un villaggio da quelle parti. Andiamo a vedere. Sono curioso. Devo pur sempre scendere da questa barca. Non posso stare qui tutto il tempo. Tramonto bellissimo. La cosa è sabbia, no? E quindi se c'è sabbia c'è deserto. O una mini, una micro isola questa, non lo so. Ma dove cavolo stiamo andando, ragazzi? Sono disperso io. Ci stiamo perdendo nell'oceano. No. Sono tutte mini isole. Quello è il guardiano. Sì. No, non è il guardiano, ok. Però se si mette pure il guardiano, mo, che mi dà fatica da scavo e siamo a posto, ragazzi. Abbiamo perso. Che poi come li combatto i mob? Vabbè, direi di fermarci qui e basta. Ci fermiamo qui e ci accampiamo qui. Perché è l'unica, cioè, l'unica soluzione che posso fare ora. Cioè, non posso andare in giro. Riprendiamoci la barca. Rompiti. Ok. Niente. Saliamo subito sopra quest'isola. E direi che qui, come primo posto per accamparci, va benissimo. E andrò forse anche alla ricerca di carbone per mettere un po' di torce in giro per la mappa. Cioè, no, in giro per la mappa. In giro per dove decido di accamparmi. Così i mob andranno via. Ok, saliamo sopra. Perfetto. Beh, sembra un ottimo posto, ragazzi, qui, eh. Come primo posto direi che va bene. C'è una fantastica isola piccolina, va benissimo. Abbiamo anche gli animali e guardate, sta calando sera. Incredibile. Vabbè. Allora, prendiamo un altro po' di legno. Ok. Ok, vai vai vai. Qui si mo spawnano i mob, sicuro, ragazzi. Sicuro spawna qualcuno. Allora, cosa possiamo fare? Io vorrei andare sotto per trovare un po' di carbone. Ho bisogno di carbone. Quindi abbiamo tutto qui. Ecco, sta calando sera, ragazzi. Oh mio Dio. E io come faccio, mo? Dove vado a prendere sto carbone a quest'ora, qui sotto? Mi servono assolutamente delle torce. Mi sa che poi dobbiamo aspettare che si fa giorno, ragazzi. Altrimenti non posso scendere giù. Guardate la luna. Bella, bella, bella. Ragazzi, dobbiamo aspettare per forza giorno. Direi, dai, che voglio fermarmi qui. Voglio finire l'episodio qui, in questa posizione, perché voglio aspettare i vostri pareri. Perché mi dovete dire voi cosa fare, nel senso, se fermarmi qui o andare alla ricerca di un villaggio che così ci può ospitare. Non lo so, ditemi voi, perché per me va bene. Cioè, va bene, tipo, stare qui, su quest'isola e creare, diciamo, la nostra casa qui sopra. Poi possiamo fare, tipo, tanti ponti che collegano questi diversi solotti. Possiamo collegarli tutti. E quindi ditemi voi, ragazzi, va bene? Perché, oh, ecco, ragazzi, ecco. Lo sapevo che dovevano spawnare dei mob. Io come faccio, mo? No, vaffanculo, mi hai rotto le scatole, io ti ammazzo, stronzo. Raga, ho capito cosa devo fare. Mi sa che io devo andare sopra. Mi devo accampare sopra. Altrimenti questi qui mi rompono le scatole. Vedete? Sono costretto per forza a fare così. Devo andare qui, ok. E ci accampiamo ovviamente sopra questo albero, ragazzi, per forza. Devo per forza fare così. Perché se sto giù, i mob mi attaccano. Ok, facciamo così. Perché ovviamente noi, cioè, parliamoci chiaro, ragazzi. Abbiamo iniziato ora il primo episodio, quindi dobbiamo partire come dei barboni. Non possiamo avere già tutto. Quindi per ora questa sarà la nostra prima casetta. Ok? Sarà la nostra prima casetta. Mettiamo anche una copertura
da 3. Ok, questo è il nostro rifugio, ragazzi. Però non possiamo fare niente perché giù ci sono i mob. Guardate quanti ce ne sono. Ce n'è uno lì. Sicuramente ce ne saranno altri. Vedete, già mi sta aspettando il maledetto. Mai, non verrò mai. Dobbiamo stare per forza qui, ragazzi, e aspettare che diventi giorno. Vabbè, fatemi sapere voi nei commenti come, cioè, come devo muovermi. Quindi ditemi voi cosa fare, ok? Ciao a tutti, ragazzi. Ciao, al prossimo episodio.